Gentili ascoltatori, buonasera. Sono le 19.45 in studio Massimo Bonella a Radio Saius TV in collaborazione con la Pianeta Oggi TV di Venezia per il notiziario dell'Istria. Istria Oggi in collaborazione con Unione Italiana di Fiume. Iniziamo subito con la prima notizia che abbiamo qui in scaletta. Dunque, prestabilito, il programma redatto in vista delle elezioni degli organi dell'Unione Italiana venerdì 8 giugno è scaduto il termine massimo per la presentazione delle candidature alla carica di Presidente dell'Unione Italiana e del Presidente della Giunta Esecutiva. Per quest'ultima carica sono giunte due candidature, quella di Marin Corva e quella di Alexander Sandro Damiani. Per la carica di Presidente dell'Unione Italiana, l'unica candidatura è giunta dall'attuale Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul. Oltre alle candidature per gli organismi monocratici, sono state ricevute dalla Commissione elettorale anche le candidature per l'assegnazione dei 75 seggi dell'Assemblea Unione Italiana. Dopo l'accertamento e la conseguente convalida delle candidature da parte della Commissione elettorale, i candidati potranno, a partire da domani, avviare la propria campagna elettorale. Si è concluso il settimo Festival dell'Istroveneto. Dopo l'apertura della settima edizione del Festival dell'Istroveneto, il programma è proseguito a Buie con i tre atti della rassegna teatrale Su e Zo pel palco, andati in scena nelle serate di mercoledì, giovedì e venerdì scorso presso il Teatro dell'Università Aperta di Buie, presentati da Jessica Acquavita. Il concorso, Dimmela cantando, organizzato nell'ambito del festival, ha visto l'esibizione di 17 artisti nelle location di Muggia di Capodistria e per la serata conclusiva tenutasi sabato di Buie. Il primo posto del concorso è stato assegnato al gruppo Musicittà per l'esecuzione de Nome Parvero. Capodistria. Si è tenuta a Capodistria la quarta edizione del MIFEST, la festa della comunità nazionale italiana, organizzata dal Centro Italiano Carlo Compi, in collaborazione con l'Unione Italiana e la Cancostiera. Nel corso della mattinata sono stati allestiti presso l'ex magazzino del sale diversi stand degli enti e delle istituzioni della CNI, Comunità Nazionale Italiana, e con un programma di spettacoli è stato presentato il risultato dei laboratori organizzati quest'anno. Ci spostiamo a Fiume, firmato la collaborazione Comunità degli Italiani Museo Civico. In occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata alle opere di Erna scusate, di Erna Toncinic e Daria Vlahov Horvat, ospitata negli spazi del Museo Civico di Fiume, la presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Orietta Marot, e il direttore del Museo Civico, Erwin Dubrovic, hanno firmato un accordo di collaborazione culturale e di partenariato fra le due entità. Questo accordo, fondamentale anche per Fiume, capitale della cultura 2020, permetterà di sviluppare la promozione della cultura italiana a Fiume. Ed ora parliamo delle lezioni CNI. Cosa vuol dire CNI? Vuol dire Comunità Nazionale Italiana. In concomitanza con le elezioni delle cariche del Presidente della Giunta Esecutiva e dei consiglieri dell'Assemblea dell'Unione Italiana, indette per l'8 luglio, sono state convocate le elezioni per il rinnovo delle assemblee della maggior parte dei sodalizi della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia. La Commissione elettorale centrale procederà oggi con la convalida delle candidature per i candidati alla presidenza e alla presidenza della Giunta esecutiva dell'Unione Italiana, mentre le commissioni delle comunità degli italiani per i candidati consiglieri delle proprie assemblee e dell'Assemblea Unione Italiana. Ed ora andiamo a Radio TV Capodistria, riunione Comitato Programmi Italiani.
Si è riunito a Lubiana venerdì 8 il nuovo comitato preposto ai programmi italiani di Radio TV Capodistria. Nel corso della riunione si è proceduto a designare i vertici dell'organismo, riconfermando Alberto Schierani alla presidenza e nominando Damian Fischer alla vicepresidenza. Successivamente sono stati elaborati i primi approcci a tematiche che caratterizzeranno i prossimi incontri del Comitato. Si è infatti accennato alla strategia di sviluppo dell'ente nel prossimo quadriennio a possibilità integrazioni al fine di migliorare la qualità dei programmi radiotelevisivi. E infine il Comitato ha trattato preventivamente il piano di produzione della radio e della TV per l'anno 21. Vi ricordo che state ascoltando Radio Sirius TV, questo è il notiziario dell'Istria. Sono le 19:51, abbiamo il tempo ancora per una notizia. Dunque, andiamo a Parenzo, si comunica che il torneo di calcetto per le comunità degli italiani previsto per sabato 23 giugno a Parenzo, causa motivi tecnici, è rinviato a data da destinarsi. Vediamo se abbiamo ancora il tempo per dare un'altra notizia al volo. Verteneglio, giovedì 14 giugno alle ore 20 presso il teatro della comunità degli italiani siete invitati allo spettacolo finale con il coro di voci bianche, il gruppo vocale ad libitum, le filodrammatiche, il coro misto e gli alunni della scuola di Verteneglio. Lunedì 18 giugno alle ore 19, sempre a Verteneggio, siete invitati al saggio degli allievi del CSMC dell'Unione Italiana, Luigi Dalla Piccola, sezione di Verteneggio, Mauro Masoni, con ospiti gli allievi della sezione di violino di Pola. Ti ricordo, come sempre, il programma su Radio Rai, ogni mercoledì alle ore 16, Sconfinamenti. Lo potete ascoltare sulla frequenza locale di AM 936 kHz, oppure anche in streaming su www.sedefvg.ra.it. Con l'Unione Italiana per l'approfondimento dell'attività in essere dell'organizzazione proseguono invece ogni lunedì gli incontri dedicati all'Università Popolare di Trieste. Sconfinamenti è anche disponibile in podcast, dove è possibile poi riascoltare e scaricare tutte le trasmissioni. Vi ricordo un altro appuntamento molto importante che riguarda questa bellissima regione, l'Istria, con la brava conduttrice Monica Bertok, tutte le domeniche alle 20:30, Istria e dintorni. Bene, sono le 19:53. Con quest'ultima notizia che ricorda quell'appuntamento Istria dintorni, chiudiamo qui il nostro notiziario. Io vi do appuntamento per le 22 con l'Osservatorio Antimafia e vi ricordo che Istria Oggi va in onda in collaborazione con Unione Italiana di Fiume e ci saranno tutte le repliche sempre a quest'ora, escluso il martedì. Poi il mercoledì successivo abbiamo appunto la nuova edizione. Grazie per averci seguito. Radio Saius TV è l'indiretta con l'informazione. A presto. Thank you.